tutto quello che facciamo, a che ora ci svegliamo, a che ora beviamo il caffè, a che ora usciamo di casa, a che ora ci mettiamo al volante, che tragitto facciamo con la macchina, insomma, davvero dappertutto. Stavo per dire, però attenzione perché non è che ora che non abbiamo il 5G queste cose non vengono fatte, nel senso. Super bentornati. Bentornati. Carissimi amici, ascoltatori, podcast visori, insomma, grazie per essere con noi anche in questo nostro podcast. Speriamo che il podcast precedente, molto interessante, tra l'altro, sulla marijuana e la marijuana light, la marijuana legale, eccetera, vi sia piaciuto. Se non l'avete ascoltato e visto, andatelo a vedere qui, insomma, esatto. E sotto di noi, trovate. Sopra, dovunque. Non andate a quello degli altri, guardate il nostro, scritto il podcast. Esatto, e siamo ancora qui questo mercoledì per parlare di un altro argomento interessante e particolare. Esatto, anche questo scuote un po' le masse, diciamo che non le scuote quanto la marijuana, no. Però anche qui c'è gente favorevole e contraria. E bisogna stare attenti perché stiamo parlando di rete 5G. Esatto, l'avete già visto anche dal titolo. E quindi appunto bisogna stare attenti con questi cellulari, queste reti. Ecco. Esattamente, come avrete visto dal titolo, parliamo del 5G e di questa bufera che si scatena, che si è scatenata già anche a causa di questa nuova rete, che dovrebbe portarci dei benefici in teoria. Esatto, insomma, dovrebbe portarci tanti benefici, perché appunto la velocità della rete dovrebbe aumentare a dismisura fino a 1.4 gigabyte al secondo. Sono di tantissimi, download, sì, esatto, ragazzi. Sui nostri dispositivi mobili, perché su PC fissi così c'è già. Esatto, esatto. Diciamo che fibra, un telefono normale, un cellulare normale, oggi con un 3G o con un 4G, 4G. Sei viaggi su una cosa che è attorno ai 100-200 mega, sì. In una città come la nostra, magari se vai a Milano puoi arrivare anche a 300, ma non vai oltre. Sì, non vai sia. Molto oltre, quindi sarebbe una rivoluzione appunto dal punto di vista delle telecomunicazioni. Il problema qual è? Che la rete 5G usa delle frequenze diverse da quelle del 4G e quindi esatto. Dicono anche che faccia male. Sì, fa male, dicono così, ma alla fine dicono che fa male tutto, fa male uscire senza la sciarpa, fa male fumare la marijuana light, fa male, cioè fa male tutto quanto, adesso fa male anche il 5G. Fa male anche il 5G. Sta di fatto che comunque sia potrebbe veramente, non dico salvarci perché non è che è un salvatore questo 5G, però sicuramente semplificarci molto la vita su alcuni aspetti. Sì, sicuramente sì, insomma ci sono tante altre cose al mondo che fanno male, ma non ce ne interessiamo più di tanto, esatto. Insomma questa novità secondo me diciamo che non va a influire così gravemente. Anche perché, allora diciamocelo, probabilmente sicuramente sarà, come dire, pericoloso, non lo metto in dubbio, però è stata testata proprio qua in Italia una vettura che si comandava da remoto e si basava sulla tecnologia 5G. Quindi voi immaginatevi che siete a casa col vostro telecomando e guidate la vostra auto per la città. È indubbiamente una cosa pericolosa, perché adesso non siamo qua a dire wow che bello, lo voglio. Però insomma, esatto, è un passo avanti dal punto di vista tecnologico e questa rete 5G ci permette di fare tantissime cose anche dal punto di vista appunto di questi contenuti multimediali. Esatto. Altri problemi che appunto forse sono ben più gravi di quelli della non, di quelli che può causare queste frequenze, no, certo. Insomma, sono quelli legati alla privacy. Esatto, alla nostra privacy. Sì, perché questa rete permetterebbe appunto di collegare tutto, praticamente qualsiasi cosa, dato che anche le case, le auto stanno diventando sempre più smart, ci permettono appunto di collegare tutto insieme con un unico account e gli operatori possono semplicemente con un click, no, sì, scherzo, non lo probabilmente so, non se con un click, però comunque possono vedere e spiare tutto quello che facciamo, a che ora ci svegliamo, a che ora beviamo il caffè, a che ora usciamo di casa, a che ora ci mettiamo al volante, che tragitto facciamo con la macchina, insomma davvero dappertutto. Stavo per dire, però attenzione perché non è che ora che non abbiamo il 5G queste cose non vengono fatte, nel senso, noi adesso ci appoggiamo come ponte, utilizziamo la rete wifi e quando usciamo di casa 3G/4G, eccetera, sì. Però sta di fatto che, cioè, tuttora siamo spiati, solo che a differenza del 5G, che un unico operatore può spiare tutto quello che abbiamo, perché diciamocelo, l'obiettivo del 5G è anche riuscire ad eliminare poi le reti wifi della casa, esatto. Perché se tu viaggi a una velocità del genere dici chi se ne frega del wifi, e quindi il rischio è questo, che a differenza magari in casa ci spia Vodafone, però poi sul telefono ci spia Wind e sul PC dell'ufficio ci spia Team, è ben diverso, no?
che un unico operatore che ci spia in tutto. Esatto, mentre così sarebbe proprio una persona, comunque uno a spiare tutto. Esatto. E quindi questo potrebbe creare appunto dei problemi, insomma, potrebbe... Chiaramente Vodafone, Wind e TIM mi sono venuti in mente a caso, adesso sì. Non pensiate che loro ci spiano, perché non pensiamo sia così. Diciamo anche che siamo nel 2019, stiamo andando verso il 2020, sicuramente la tecnologia dei cellulari si adeguerà a questa cosa, a questo problema, tra virgolette, della privacy col 5G, e magari studieranno anche dei modi per criptare ogni nostro segnale, perché insomma giustamente con la privacy non si scherza. Non si scherza, assolutamente senso, quindi... no. Comunque il 5G, oltre che appunto a questa cosa di privacy che viene vista appunto in modo negativo, con il fatto che usi delle frequenze diverse da quelle del 4G, si pensa che siano appunto nocive per il nostro organismo, esatto, per gli animali, eccetera. In verità il 5G ha anche tante cose positive. Certo. Per farvi un esempio, il futuro è anche del 5G è anche nella chirurgia, quindi anche nella salute. Esatto, nella salute, ma semplicemente, insomma, basti pensare che veramente anche una semplice stampante 3D, no? Che mi è venuta in mente proprio così al volo, che è una cosa sicuramente innovativa, perché chi mai si sarebbe sognato di stampare in tre dimensioni? Esatto. Beh, anche quella ci ha dato una mano incredibile nella costruzione immediata di case, ad esempio in caso di catastrofe ti costruiscono un monolocale in mezz'ora, nel caso di creare un braccio con una stampante 3D, insomma anche questa tecnologia ci ha aiutato molto, quindi io sono favorevole anche al 5G, ti dirò. Esatto, anch'io sono molto favorevole. Sicuramente le varie nazioni, tipo tutte le nazioni dell'Europa, quindi possiamo dire in verità l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, insomma comunque i colossi mondiali, certo, dovrebbero appunto cercare un modo anche abbastanza velocemente per tutelare la nostra privacy, per far sì che appunto il 5G possa iniziare a diffondersi e a essere utilizzato in modo illimitato, perché alla fine ha degli usi illimitati, che vanno appunto dal nostro cercare il podcast su YouTube a appunto alla chirurgia per conoscenze, per apparecchiature, soprattutto per l'uso di apparecchiature ancora più sofisticate, esatto, ma per altri mille utilizzi, ecco. Diciamo che forse magari ad alcuni fa anche comodo, tra virgolette, poter spiare le abitudini di alcune persone, anche, ma semplicemente per quanto riguarda anche la nostra sicurezza, no? Perché quando uno dopo poi deve andare a investigare magari su un caso, poter risalire a tutta la cronologia delle operazioni fatte su un PC piuttosto che su un telefono, eccetera, può essere sicuramente utile. Sta di fatto che, appunto, per collegarmi a questa cosa qua, volevo anche dire che molto probabilmente, se non hanno ancora trovato il modo, tra virgolette, di criptare tutti i nostri segnali verso l'operatore, è perché forse non vogliono trovarlo, perché in realtà ci si metterebbe veramente poco. Sì, ci si metterebbe veramente pochissimo, e quindi dietro a queste cose probabilmente ci sono degli interessi che vanno oltre il podcast, cioè proprio, sì, esatto, non è che... sopra noi comuni mortali. Niente, non ci possiamo fare niente. E comunque per tutti quelli che appunto dicono ed esagerano forse anche questi problemi legati alla privacy, ragazzi, oggi c'è il 4G, ma siamo costantemente spiati. Esatto. Perché se voi avete un telefono con l'assistente vocale attivo, hey, ma anche non attivo, sappiate che il microfono del vostro telefono è sempre acceso, sì, almeno esatto, per ascoltare quella magica parolina che può attivarlo. Peggio ancora quando poi andiamo negli assistenti domestici, che lì veramente loro si basano assolutamente solo sulla voce per poter funzionare, e quindi quelli sicuramente una microspia, tra virgolette, chiaramente microspia, che ascolta c'è sempre. Poi ovviamente noi siamo fiduciosi, non è che andiamo a dire che questi colossi ci spiano in casa, ci ascoltano, vogliono sì, sentire cosa anche diciamo. Perché se devono spiare me o anche te, insomma, secondo me... Se si farebbero due scatole, sì, allora con me non sentirebbero mai niente, perché io dormo tre quarti della giornata, quindi probabilmente si annoierebbero, però insomma dai, voglio dire, siamo fiduciosi, no? Sì, siamo fiduciosi che questo 5G possa mancare, spopolare. Stanno già girando qualche video, perché effettivamente, certo, da qualche parte sta già venendo utilizzato, e quindi insomma questo è il podcast e questo è l'auspicio, il buon auspicio del futuro. Esatto.
Bene, insomma, diciamo che ci siamo fatti un'idea, possiamo dirlo in questo termini. Ci siamo fatti una idea, ovviamente se volete saperne di più cercate ovunque, c'è scritto di ogni mille informazioni. Noi vi ricordiamo di seguirci su Facebook, su Instagram, su YouTube, di iscrivervi al nostro canale e schiacciare sulla campanellina. Mamma mia, potrei fare, sai presente quella di Rete 4 che di fianco si mette lì? Potrei fare i gesti per i sordomuti. Allora, non solo, perché dovete anche seguirci chiaramente su Instagram e Facebook, e mi raccomando, se non avete voglia, per l'appunto, come vi ha già detto il caro Michele, di seguirci su YouTube o comunque un video lo trovate troppo complicato, non si sa mai, siamo anche sul pod, su iTunes, su Spreaker, eccetera. Spotify e Spreaker, esatto. Quindi noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo podcast. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.